Ma i due termini per qualche tempo coesistettero in... profeta. Ma i due termini per qualche tempo coesistettero in Israele, cioè Roè e Cosè, che significano appunto veggenti. Più tardi questo termine veggente scompare. Già in Amos abbiamo un ultimo accenno a profeta come veggente, ma poi il termine comune usato è Nabì. Andiamo dal Nabì. I profeti al plurale sono i Nevi'im. Arrivati a questo punto, noi vogliamo precisare il senso del profeta di Dio, la figura del profeta di Dio, e vogliamo centrare la profezia per distinguerla dalle altre realtà che sono simili alla profezia, hanno una parvenza con la profezia, ma non sono la profezia. Ed è bene che noi facciamo questa distinzione, perché tante volte noi confondiamo la profezia con ciò che non è profezia. Esaminiamo una prima realtà, ed è la chiaroveggenza. Che cos'è la chiaroveggenza? In tutti i popoli troviamo persone che conoscono le cose occulte, conoscono le cose passate, ma che sono nascoste ad altre persone. Conoscono anche il futuro prossimo. Queste persone le troviamo in tutti i popoli. Nell'antichità abbiamo celebri vati, Tiresia per esempio, che annunzia ad Ulisse tutto ciò che deve patire, Cassandra che annunzia la caduta di Troia. Sono celebri nomi, ma ci sono tante altre persone che, anche che non sono così celebri, però hanno questa facoltà di precognizione, retrocognizione o cognizione del presente, e cioè una criptocognizione. È difficile agli stessi studiosi dare una spiegazione di questa chiaroveggenza, che è una facoltà insita nell'uomo, ma che si manifesta in maniera particolare in alcuni. Ci sono spiegazioni di ordine fisico, corpuscoli, microonde, ma che non trovano così molto credito presso gli studiosi psichica, una forza di conoscenza, cioè è un pescaggio nell'inconscio collettivo, o meglio nella realtà pensante che pervade l'universo, per cui il veggente
pesca in questa realtà e conosce cose occulte, cose da venire. C'è anche una spiegazione spiritica, c'è anche una spiegazione demoniaca. A noi non interessa la spiegazione, il fatto esiste. Qualunque sia la spiegazione, o di ordine fisico, o di ordine psichico, o di ordine spiritico, esiste questa realtà, che è proprio dell'uomo e che noi chiamiamo naturale, sebbene entriamo nel mondo del paranormale, del parapsicologico. Anche negli animali può succedere questo. Gli animali che avvertono una scossa di terremoto prima che avvenga. Anche noi avvertiamo nel nostro corpo quando avverrà un temporale, dei dolori. Alcuni avvertono dei dolori nel proprio corpo, per cui questa spiegazione, possiamo dire, fisica, potrebbe in alcuni casi essere valida. Per altre è più valida la spiegazione psichica, ossia questa realtà che pervade l'universo e in cui l'uomo, particolarmente dotato, pesca la sua cognizione. In tanti casi è buona anche la spiegazione spiritica, ossia che qualcuno suggerisca al veggente una realtà che il veggente naturalmente non può appurare. Come vi dicevo, non ha importanza per noi in questa sede la spiegazione. Il fatto esiste, però la profezia non è questo. La profezia non è veggenza, non è retrocognizione, non è precognizione, sebbene in tanti casi il profeta vede il futuro o vede il passato in una maniera diversa di come noi la vedevamo. Oppure può capire quello che è nascosto ai comuni mortali e rivelarlo. Però lì interviene un'altra forza che noi chiamiamo la forza divina, la luce divina. Diciamo che la profezia non ha nulla a che vedere con la veggenza, sebbene ci siano fatti appartenenti alla veggenza che sono attribuiti giustamente alla profezia, perché sono rivelazione di Dio al suo profeta. Un'altra realtà che potrebbe farci avvicinare alla profezia è la divinazione. La divinazione che nei termini in cui viene presentata è proibita dalla legge. Abbiamo moltissimi modi per divinare, cioè indovinare. Tutte le arti mantiche servono a questo scopo. Quando andiamo dall'oroscopo Aro, ossia colui che interpreta gli oroscopi, quando andiamo dal cartomante, quando andiamo da colui che vede la sfera del cristallo, noi andiamo da uno che vuole divinare, vuole soprattutto conoscere il futuro, perché la conoscenza del futuro ci mette in una condizione di vantaggio di fronte agli altri. La divinazione che è in tutti i popoli e che perlomeno ha
mille arti diverse per divinare, non ha nulla a che vedere con la profezia, piuttosto lì è in gioco il subconscio della persona, è in gioco anche una forza misteriosa che noi possiamo chiamare demoniaca, perché tante divinazioni sono fatte con l'aiuto dello spirito del male. Comunque la divinazione non ha nulla a che vedere con la profezia. Così anche l'oracolo per se stesso, sebbene tante profezie sono oracoli, tuttavia non coincide l'oracolo con la profezia. In Israele erano proibite tutte le arti mantiche, eccetto l'oracolo, cioè il sommo sacerdote, o il sacerdote, o il profeta, poteva consultare il Signore e ricevere un responso del Signore attraverso segni. Ecco, il sommo sacerdote applica l'efod, dove sono le pietre, e lì trova un responso del Signore mediante una sua interpretazione. I sacerdoti applicano il tummim, l'urim, e attraverso le reazioni che avvengono nel tummim, nell'urim, interpretano il responso di Dio che viene consultato. Alle volte il profeta che consulta il Signore, e il Signore risponde attraverso un sogno o attraverso una visione. In realtà non è questa la profezia, sebbene in alcune profezie noi troviamo una risposta del Signore che viene consultato, troviamo un oracolo del Signore, ma non coincide la profezia con l'oracolo, sebbene tanti oracoli sono profezia. Tantomeno la profezia è l'automatismo. Cos'è l'automatismo? È parlare al di fuori della coscienza. Cioè la persona parla o agisce, è un'attività al di là della coscienza dell'individuo. Abbiamo un automatismo creante e un automatismo parlante. Una persona la quale in stato di trance crea delle opere d'arte, scrive poesie meravigliose che sembra di un autore o di un altro autore, compone della musica meravigliosa, è un automatismo creante che noi troviamo, però in persone predisposte in uno stato particolare di trance o di ipnosi. Così anche l'automatismo, diciamo, parlante, l'automatismo parlante è quando in una persona parla un'altra persona, parla un defunto, parla un vivente, tante volte prende il tono della persona defunta, della persona vivente, e dice cose che il soggetto non è capace in stato di veglia di dire. Anche qui le spiegazioni sono diverse, ma più siamo inclinati ad ammettere
una spiegazione spiritica anziché una spiegazione dell'inconscio collettivo, anziché un'altra spiegazione di ordine fisico. Comunque l'automatismo creante, l'automatismo parlante, come la chiaroveggenza, sia quella statica, sia quella viaggiante, non è caso di fermarci, come la divinazione, come l'oracolo, non sono profezia. Abbiamo voluto accennare a questa realtà perché bisogna fare un discernimento anche nei nostri gruppi per assodare che si tratti di vera profezia e non si tratti di altra realtà, in modo che non ci possono attaccare su questo lato coloro i quali hanno dimestichezza con queste realtà, soprattutto scienziati, psicologi, parapsicologi, cultori del profondo, e accusarci che la nostra profezia non è vera profezia. Abbiamo voluto appunto accennare a questa realtà perché noi vedremo i caratteri proprio distintivi della profezia. Nel profeta non c'è nulla di tutto questo. Il profeta è un uomo che è in piena coscienza. In piena coscienza. Non è un visionario, sebbene possa avere delle visioni. Non è un medium. Non è una persona che cade in trance. Non è una persona che è facilmente influenzabile. Il profeta è un uomo non neurolabile, ma un uomo perfetto, nella pienezza delle sue facoltà umane. La profezia avviene per illuminazione della mente, per mozione della volontà, con la collaborazione del profeta, il quale riceve la parola di Dio. Per cui la figura del profeta è completamente diversa e la realtà della profezia è completamente diversa, sebbene anche nel profeta possono verificarsi delle visioni, possono verificarsi degli oracoli, ossia risposte date da Dio. Sebbene anche nel profeta possiamo avere dei sogni, oppure il profeta possa trovarsi in uno stato non perfetto a causa di un impatto con la realtà divina. E allora chi è il profeta? E come avviene la profezia? Il profeta è l'uomo di Dio, è un uomo di Dio, che ha dimestichezza con il suo Signore. Egli è stato chiamato da Dio a fare il profeta. Non ha facoltà umane che lo predispongono alla profezia. Viene chiamato da Dio per essere profeta, tante volte contro la stessa volontà dell'uomo, che reagisce e non vuole adempiere la missione che Dio affida al profeta. E pertanto un uomo chiamato da Dio. Amos era un pastore che andava dietro le pecore, un uomo di campagna. Mentre pascolava il gregge, Dio lo chiama, gli dice:
ti costituisco profeta, vai in Samaria e le annuncia la caduta di Samaria. Samaria era nell'auge della sua gloria, Israele al tempo di Amos era nello splendore della sua gloria, eppure Amos annuncia la caduta di Samaria. Si incontra con Amasia, il profeta di corte, il quale gli dice: vattene fuori, veggente, lo chiama veggente, va a guadagnarti il pane nella tua terra, non venire qua. E lui risponde: io non ero profeta, non ero figlio di profeta, io ero un pastore, un pecoraio, e Dio mi ha preso e mi ha detto: va e annuncia a Samaria quello che io ti dirò. Ecco, è un chiamato da Dio. Geremia, quando Dio lo chiama, oppone resistenza. Io sono un giovane che non so parlare. Ma Dio dice: no, io ti ho scelto fin dall'utero di tua madre. Tu devi andare ad annunziare la mia parola. Ecco, ti pongo profeta in Israele per sradicare, per piantare. E contro la sua volontà egli viene costituito profeta, grande profeta, riceve la parola del Signore. Vedremo come viene ricevuta questa parola del Signore. Egli è un chiamato. Ecco Isaia, capitolo sesto di Isaia. Si trova nel Tempio e vede una visione. Dio seduto sul trono, i serafini che vanno e vengono gridando: Kadosh, 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 santo, santo, santo il Signore, Dio degli eserciti. Sotto il trono di Dio c'è il fuoco ardente. E allora chi manderò? Chi manderò? Dice il Signore. E il profeta si trova impuro davanti alla santità di Dio. Povero me, io sono impuro, in mezzo a un popolo impuro io abito, perché la presenza della santità di Dio fa sentire la nostra meschinità, i nostri limiti creaturali, il nostro peccato. E allora l'angelo del Signore prende il fuoco ardente di sotto il trono dell'Altissimo, tocca le labbra del profeta e Dio dice: adesso le tue labbra sono purificate. Chi manderò? Mandami adesso, dice Isaia, mandami. E qui un uomo che si sente mandato da Dio. E così degli altri profeti sono presi e mandati da Dio. Giona, che non voleva andare, prende la strada opposta, va a Ninive e predica che Ninive sarà distrutta. Io, ah no, io non ci vado. E parte per Tarsis. Succede quel che succede, si trova nella bocca del pesce, viene rigettato sulla riva e di nuovo la parola di Dio va a Ninive. E ci vado. Cosa devo dire? 40 giorni ancora di... e Ninive sarà distrutta. Sì. Bell'annunzio. Poi ti conosco chi sei. Prima fulmini, tuoni, poi una lacrimuccia e io resto come? Ah, questo no. Sta magra figura non la voglio fare, ti conosco, non ci voglio andare. Tu devi andare.
e così fino all'ultimo compie faticosamente la sua missione. È un uomo chiamato da Dio, è istruito da Dio. Dio lo istruisce su quello che deve fare, su quello che deve dire. E il povero profeta è in mano a Dio. Dio gli fa compiere gesti, chiamiamo profetici, strani, e lui deve compierli. Gli dà degli annunci da dare, e lui riluttante, anche che sa le conseguenze di questi annunci, deve dare questi annunci. Per cui è Dio che istruisce continuamente il profeta. È un uomo di Dio, chiamato da Dio, istruito da Dio. E finalmente inviato da Dio, dopo essere stato consacrato. Il profeta viene consacrato. Gesù sarà consacrato, capitolo 61 di Isaia, sarà consacrato con lo Spirito Santo, viene, dopo la consacrazione, viene mandato. Gesù a Nazareth, nella sinagoga, lo Spirito del Signore su di me, perché egli mi ha unto e mi ha mandato. Il profeta viene unto, come viene unto Samuele, con lo spirito di profezia. Per cui è un consacrato del Signore ed è un inviato del Signore. È il Signore che invia il profeta. Lo manda ad annunziare la sua parola a Israele, a Giuda, al popolo, al re, alle nazioni circostanti, perché Dio è il padrone di tutte le nazioni. E il profeta pertanto, come inviato da Dio, compie il mandato del Signore. Ma resta sempre l'uomo di Dio, l'uomo che è in comunione con il suo Dio. Ricordatevi, Abramo, l'uomo di Dio. Dio niente fa che non lo rivela ai suoi profeti, dice Amos. Quando c'è da distruggere Sodoma e Gomorra, Dio si consulta e dice: non possiamo nascondere questo grave fatto che noi faremo al nostro amico Abramo, perché è il nostro amico, glielo dobbiamo comunicare. Ossia Dio entra in intimità col profeta. Il profeta è l'intimo di Dio. Dio parla col profeta, tratta col profeta. Per cui il profeta, come vi dicevo, è l'uomo della parola di Dio, l'uomo che riceve la parola di Dio. Vediamo come Dio parla al profeta. Dio usa il profeta come uomo, con le sue facoltà, nella pienezza delle sue facoltà. Per cui non è un uomo in trance, un uomo neurolabile, un sognatore, no, è un uomo perfetto. Dio illumina la mente del profeta e gli rivela la parola, l'idea, tante volte la parola precisa. Per cui c'è un'azione illuminante da parte di Dio. Dio parla al profeta e poi questa parola la mette nel cuore. Il cuore biblico è il centro dell'intelligenza, è il centro del rapporto dell'uomo con Dio. Dio mette la parola dentro il cuore del profeta. La parola è illuminata,
il profeta da cogliere, esamina la parola di Dio. E poi matura questa parola di Dio nel profeta. Tante volte egli la veste per poterla pronunziare al momento opportuno. Poi Dio investe la volontà del profeta. E la volontà, entrando in azione, porta il profeta a profetare. Per cui Dio usa l'uomo nelle sue facoltà di intelligenza e d'oletto, cioè e di volontà. Il profeta usa il suo intelletto, usa la sua volontà ed è assistito da Dio nel momento in cui deve pronunziare la parola di Dio, in modo che questa parola di Dio sia pronunziata correttamente e sia priva d'errore. Tante volte il profeta non conosce la portata della parola di Dio, perché gli è oscura. Quando Isaia o quando Michea questa mattina ha una comprensione limitata, però è la parola di Dio depositata nel profeta, proferita dal profeta, che ha una sua valenza, una sua forza, oltre il profeta, oltre lo spazio e oltre il tempo. Come Dio parla al profeta? Generalmente, ve l'ho detto, egli parla attraverso la illuminazione della mente, la mozione della volontà e l'assistenza sua, perché quello che egli dice sia verità e sia espressione della sua volontà. Però Dio può usare anche altri mezzi, la visione. Tanti profeti hanno la visione, che poi Dio spiega, oppure che il profeta interpreta nella luce di Dio. Alle volte Dio parla attraverso il sogno profetico, per cui sono tanti i modi con cui Dio parla al profeta. Alle volte parla attraverso segni, fa vedere il mandorlo al profeta Geremia e subito dà la profezia. Il profeta comprende. Geremia va, mette la cintura del torrente che poi si sfalda, oppure va dal vasaio e Dio parla in quel luogo. Ossia sono diversi i modi con cui Dio comunica al profeta la sua parola. Però è sempre Dio che dà la parola al profeta. Adesso vediamo il cammino della parola. È importante più che il profeta la parola. Ossia la parola è oltre il profeta. Il profeta è portatore della parola di Dio, ma travalica la parola, travalica la figura, le condizioni del profeta, perché è la parola di Dio. Qui vogliamo fermarci un momento. La parola di Dio. Il profeta è l'uomo della parola di Dio.
Per gli antichi la parola era un'entità a parte, cioè non era l'espressione di un pensiero, anche questa, l'espressione di un pensiero, ma aveva una esistenza a parte una volta che era uscita dalla bocca. Questa era anche l'opinione comune. Però nel caso del profeta si tratta della parola di Dio. La parola di Dio ha un'esistenza sua, un valore proprio. Viene comunicata al profeta, il profeta porta questa parola, la parola viene consegnata, poi avrà il suo effetto quando Dio vorrà. Nel capitolo 55 di Isaia ci è narrato il cammino della parola. Quando gli dice la parola di Dio fa il suo corso, scende come neve, come rugiada, produce il suo effetto e non ritorna senza avere prodotto il suo effetto. Ma sono più tipiche le citazioni del Vecchio, o meglio del Nuovo Testamento. Gesù guarisce gli ammalati, perché si adempisse la parola del profeta, e egli ha preso su di sé i nostri dolori, e egli si è addossato alle nostre malattie. Quando Gesù a Nazareth legge il testo del profeta Isaia 61, poi chiude l'autore e dice: questa scrittura si adempia oggi in me. Isaia già era passato tanti secoli prima, ma la parola di Dio si compie in quel momento, per cui travalica la vita del profeta. Parola di Dio rivelata al profeta Sofonia. L'importanza della parola di Dio. Ezechiele, nell'anno quinto, non so precisamente, ossia Ezechiele segna il luogo, il tempo, l'anno, il mese in cui la parola di Dio piomba su Ezechiele. Dio parla ad Ezechiele. È bellissimo il testo di Luca quando introduce Giovanni Battista. Vedete con quanta solennità. Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, Elisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti, Anna e Caifa. La parola di Dio scese su Giovanni. Ecco l'importanza della parola. La parola di Dio è un avvenimento
un avvenimento più importante di tutti gli altri avvenimenti. Ecco le circostanze di tempo e di luogo pronunciate per collocare nel momento opportuno la caduta dal cielo della parola di Dio nel profeta. La parola di Dio ha dunque questa importanza. È la parola di Dio che crea i cieli, è la parola di Dio che distrugge anche oggi. La parola di Dio crea nell'Eucaristia il corpo di Cristo. Anche adesso la parola di Dio, pronunciata dal sacerdote, distrugge il peccato. La parola di Dio che guarisce, sia fatto come hai detto, guarisce. Alzati. La parola di Dio che produce l'effetto nel momento in cui viene pronunziata, oppure una parola sigillata, una parola che si avverrà a tempo. Questa è l'importanza della parola di Dio, ed è la profezia, la parola di Dio, per cui dobbiamo stimare la profezia per quella che è. È la parola di Dio. Anche nelle nostre assemblee ci può essere consegnata la parola di Dio, e dobbiamo disporci ad accogliere la parola di Dio per quella che è. Voi avete accolto la parola di Dio, la mia parola, non come parola di uomo, ma per quella che è parola di Dio, dice l'Apostolo Paolo. Fratelli e sorelle, siccome la nostra conversazione non ha tanto lo scopo di erudire quanto quello di toccare il cuore e di toccare la vita nostra, io vorrei fermarmi su questo punto: apprezzare la parola di Dio. Quando Dio parla, dice il Proteamos, succede un cataclisma nel cuore del profeta. Quando ruggisce il leone, dice il profeta, tremano tutti gli animali della foresta. Quando c'è il vento impetuoso, si agitano tutti i rami degli alberi della foresta. Così è quando Dio parla nel cuore del profeta. Il profeta avverte la parola di Dio. Dobbiamo apprezzare la parola del Signore e non essere facili a dire: questa è parola di Dio. Geremia riceve un'ambasciata dai capi. Gli dicono: vogliamo sapere qual è la parola di Dio a questo riguardo, se dobbiamo scendere in Egitto o dobbiamo rimanere qui. E dice Geremia, si mette in preghiera. Dopo 10 giorni la parola di Dio
fu rivolta a Geremia. Dirai questo, questo e questo. Cioè l'iniziativa non parte mai dal profeta. Il profeta non può provocare mai una parola del Signore. Geremia, che parlava continuamente con Dio, aspetta 10 giorni prima che la parola di Dio si faccia avanti a lui. Isaia è alla corte di Ezechia, capitolo 38, Isaia stesso. Lo conforta, perché ormai si avvia la morte. Isaia si è accomiata, è sicura che Ezechia deve morire, ma giunta alla porta, Dio la ferma, ritorna. Dirai a Ezechia, io ho ascoltato la tua preghiera, ti do ancora 15 anni di vita. E così Isaia ritorna e annuncia la parola di Dio. Non è lui che se l'inventa. Nathan viene consultato da David. Io devo edificare il Tempio del Signore. Ho ammassato tanto materiale. Ho avuto sempre questo desiderio nel cuore. Ormai sono in pace. Devo edificare il Tempio del Signore. E Nathan dice, sì, questa è la volontà di Dio. Mette tutto avanti, mette dall'opera, perché Dio è con te. Nella notte il Signore parla a Nathan. Che cosa hai detto? Non sono stato io a mandarti. Hai parlato di te stesso. Torna da David e dirai la mia parola. Non tocca a te edificare il mio tempio, toccherà tuo figlio Salomone. Ecco la parola di Dio, che non viene inventata dal profeta, viene data da Dio al momento opportuno. Il profeta riceve la parola di Dio, ma una volta ricevuta la parola di Dio, questa parola di Dio dimora dentro il profeta. E il profeta la veste quando deve pronunziarla. Ecco perché le profezie variano da autore ad autore. Isaia è un grande poeta e veste la profezia così, di una forma meravigliosa. E Dio che suggerisce l'immagine, però è lui che veste la profezia con queste immagini. Naum è un grande profeta e veste così la sua profezia in maniera drammatica, è un drammaturgo. Ezechiele invece è un sacerdote e non veste le sue profezie di queste immagini ardite alle visioni. Geremia è un combattente con Dio, è il più drammatico di tutti i profeti. Ossia, ogni profeta ha la sua peculiarità umana, però nelle peculiarità di espressione è sempre la parola di Dio che viene data. E il popolo deve ricevere questa parola di Dio. Il profeta è sicuro, arcisicuro della parola di Dio. Il vero profeta non dubita mai della parola di Dio, perché ha avuto questo contatto con Dio.
per cui egli, quando pronuncia la sua profezia, è sicuro che Dio che ha parlato per bocca sua, e spesso aggiunge parola di Dio, oracolo del Signore, per dire questa è la verità. Noi ci fermiamo qui, perché vogliamo rimettere ai simposi una parte molto importante: come si fa a conoscere la vera profezia dalla falsa profezia, quali erano i criteri usati nel tempo, siamo nella profezia ebraica, i criteri usati per conoscere la vera profezia dalla falsa profezia. E la questione dei falsi profeti e dei veri profeti. Quando parliamo di falsi profeti, noi abbiamo falsi profeti di due tipi. Profeti i quali ricevono la comunicazione o credono di riceverla da divinità straniere, per cui sono falsi profeti, non sono profeti diavistici, non sono in comunione con Yahweh, per cui sono falsi profeti. La loro parola non è profezia. Tutto quello che essi annunciano è falsità, non sia vero. Poi ci sono i falsi profeti di secondo tipo, sono yavistici, sono profeti di Yahweh, però per un motivo o per un altro, o per sete di guadagno, o per ringraziarsi il popolo, o ringraziarsi una persona, scambiano per profezia una loro parola, o hanno la presunzione, una presunzione di far passare per parole di Dio quello che è parola propria. Sono falsi profeti. In questi falsi profeti si può avere un momento di vera profezia. Ma quando questi falsi profeti si lasciano abbindolare, si lasciano andare, allora sono profeti che presumono di dire in nome di Yahweh quello che Yahweh non ha detto, e sono perciò falsi profeti. Cioè annunciano nel nome di Yahweh, ma non annunciano la verità, sono dei profeti presuntuosi, i quali hanno delle visioni, hanno dei sogni, dicono che sono visioni di Yahweh, sogni di Yahweh, hanno degli oracoli dati da Yahweh, ma sono oracoli propri, visioni proprie, sogni propri. Dirà Geremia: chi ha avuto un sogno dico io ho avuto questo sogno, chi ha avuto una visione dico io ho avuto questa visione. E non eviti di gabbare il popolo dicendo che questa visione viene dal Signore, che questo sogno viene dal Signore, che questa parola venga dal Signore. Sono profeti di farsi di secondo tipo. Invece il vero profeta è colui a cui parla il Signore e che annuncia la parola del Signore. I criteri li vedremo meglio in altra lezione, cominciando dal Deuteronomio 13, che dà una regola precisa per distinguere il vero profeta dal falso profeta, la dottrina, la dottrina. Il profeta che accompagna, che dovesse accompagnare le sue profezie anche con prodigi e miracoli, se va contro la verità rivelata,
costui è falso profeta. Un profeta che manca al compito di salvare il suo popolo, al compito di amore, cioè alla carità di Dio, che è la salvezza del popolo, costui è falso profeta. Sono due criteri che bisogna avere sempre davanti, anche oggi, quando noi discerniamo la vera profezia dalla falsa profezia. Comunque è stato sempre un problema per la Chiesa ebraica, come per la Chiesa nostra, cristiana, il discernimento della vera dalla falsa profezia. E tante volte il compito non è facile. C'è comunque, quando si tratta di profezie predittive, la regola del Deuteronomio: se la profezia si avvera, è veramente profezia; se non si avvera, non è profezia. Quello è il criterio più sicuro. Comunque questo vedremo dopo. Per il momento mettiamo punto a quanto abbiamo detto e supplichiamo il Signore perché ci faccia amare la parola di Dio, ce la faccia chiedere, e quando il buon Dio ci dà la sua parola e questa parola dimora dentro di noi, e se volontà di Dio che questa parola sia pronunziata, che noi la possiamo pronunziare per dire a tutti qual è la volontà del Signore al riguardo. Amen.